Mi Sono emozionata perché sembra un spaccata al terremoto. treppiede. De nuovo? Piuttosto lo appiccichiamo con lo scotch. È costato 2 euro. Che se lo immaginava. Storto. In qualche modo ci si vada. Ora apriremo il pacco. È un pacco super speciale, è un televisore. Stavo dicendo, infatti, quando è arrivato il corriere che ha suonato, ha detto: oh, salve, c'è un pacco per voi. E noi abbiamo detto: beh, lasci pure lì fuori dal cancello, lo veniamo a prendere subito. Oh no, qua è un televisore, non potrei lasciarlo qua fuori. E allora apriamo insieme questo televisore. Dammi le forbici. Passi le forbici. No. Allora, lo devo prendere. Questo non è un televisore qualsiasi. È una gabbia per gerbille! Ebbene sì, ho comprato questa gabbia per la mia gerbilletta ricotta. Allora, provo a montare insieme a mia sorella questa bellissima gabbia per fare un video. E mentre la montiamo vi parlerò un pochino della gestione di questi gerbilli. Una misura minima per far vivere questi animaletti è più o meno 75x45. Questa gabbia è precisamente grande. Vi metterò le misure da qualche parte, perché in questo momento non me le ricordo. Allora, insieme a questa gabbia ci troviamo questo bellissimo berrino. Dopo ci troviamo queste cose che, ah, ci picchia, sono tutti in legno. E tutti in legno per i gerbilli significa che tutti da mangiare. Saranno tutti spicciottati e rosicchiati. La misura 75x45 è ideale per una coppia di gerbilli. Coppia perché i gerbilli devono stare sempre, e dico sempre, altrimenti vi bannano da tutti i gruppi Facebook in cui siete dei gruppi di gerbilli. Vi manderanno via se non fate questa cosa. I gerbilli devono stare... Ah! Mentre Margherita aggiusta... Non devo aggiustare niente. Costruisce. Dammi lì, prendo le istruzioni. E mi parlerò dei gerbilli. Sì, intanto era... Costruiamo insieme, poi mentre Margherita e io parlo. Abbiamo questi cosini qua, più anche delle viti. Quindi, stavo dicendo, questi gerbilli benedetti vivono bene solamente in coppia. Quindi, se dovete prendere dei gerbilli, sappiate che dovete avere almeno due. Allora, vi starete chiedendo... Scusa, tu prima avevi parlato solo di... Ricotta. Di ricotta. Ebbene sì, ricotta è la mia gerbilla, ma non è l'unica e sola gerbilla. E ora vi narrerò la mia storia. La mia storia è questa. Mi sono interessata al mondo dei gerbilli perché volevo prendere un piccolo roditore. Uno. Ho finalmente scelto di prendere i gerbilli. Quindi, sapendo che sono gerbilli, devono stare insieme. Bene. Allora, trovo questo annuncio di... abbastanza vicino a me, più o meno un'ora e mezza di macchina, e contatto il signore. Sì, ciao Gaia, ma certo questi qua sono come degli scoiattolini, sì, buonissimi, dolcissimi, si fanno prendere, ma sì, sono buoni come il pane, ce li ho di tutti i colori, grigi, marroni. Allora ho detto, ok, no. Vorrei adottare una coppia di gerbilli. Oh, ma certamente! Allora, qua mi ha mostrato tantissimi cuccioli. Magari vi metterò anche dei video dei cuccioletti da piccoli.
continuiamo con la storia. Mi ha mandato delle foto di questi quattro cucciolotti e mi ha detto: sì, due sono maschi e due sono femmine. E ho detto: va bene, allora prendo indifferente o la coppia dei maschi o quella delle femmine. E se posso magari venire a casa tua, così mi faccio annusare da loro e saranno loro a scegliermi. Così ho detto io. E lui ha detto: oh, ma certo, di sicuro. E il giorno dopo mi ha scritto: oh, ciao, è venuto un ragazzo e ha preso un gerbillo. E già lì, caso, ha preso un gerbillo da solo? Ma sai che i gerbilli non possono vivere da soli? Allora io ho detto: va bene, allora mi prenderò la coppia, quella che è rimasta. Quella è rimasta? È rimasta la coppia di maschi. Dopo qualche giorno mi dice, forse già lì non mi sarei dovuta fidare: oh Gaia, qua i piccoletti sono tutti e tre maschi. Io ho detto: oh, ok, però probabilmente ne prenderò comunque due, anche perché la dimensione della gabbia era per due gerbilli. Se volete invece avere tre gerbilli, intanto non è molto consigliato. Dovrete aumentare la gabbia e poi non è molto consigliato, perché quando diventano adulti c'è possibilità che potrebbero litigare. Arriva il giorno in cui i cuccioli hanno l'età adatta. Sono andata a prendere questi gerbilli e il signore, mentre ero in viaggio, mi scrive: ah Gaia, sai, non puoi venire su a sceglierli, perché alla fine non sapevo se prendere, allora prendere uno di quel colore. Ah sì, alla fine mi ha detto: ah Gaia, sai, non puoi scegliere il colore dei gerbilli perché la mia casa è tutta un casino, non voglio farti salire su. Quindi in pratica quella cosa dell'annusamento che volevo fare, che mi venivano i gerbillini sopra sulla mano, non potevo farla. Beh, tanto non vengono cuore. Esatto. Alla fine i gerbilli che ho ricevuto non erano molto abituati al contatto umano, quello che avrei voluto io. Ci sono invece dei gerbillini abituati fin da piccoli e quindi ti salgono addosso di qua e di là. E questi invece sono stati molto, molto timidi. Allora, sono finalmente arrivata a... in questa città per prendere i gerbilli. Il signore mi manda un messaggio e mi dice: oh, no, dove siete? Oh. E io dico: siamo per strada, stiamo arrivando. Allora, di qua di là. E mi dice: sì, non puoi scegliere, mi dispiace, i gerbilli come volevi tu, ma ti porto quei tre piccoletti. E io dico: come? Tre piccoletti? Devo prendere tutti? Io volevo solo la coppia. Bene. Allora ho detto: ah, ok. Quindi voleva darmi in pratica tutti e tre. E io non ero molto convinta, volevo solo averne due, anche perché lo spazio era quello che era. Quindi... vabbè, sono tre fratellini, sono abituati a stare insieme. Allora li prenderò tutti e tre, gli farò fare dei bei giri. Quindi... far fare dei bei giri al guinzaglio. Perché come vorrete sapere, i gerbilli non vanno tenuti solo nella gabbia, ma hanno bisogno anche di fare qualche uscita giornaliera. Allora... continuo la storia. Il signore mi porta questo trasportino, dentro ci sono tutti e tre i piccolini, io li ho visti e ho detto: oh, che carini, wow! Non potevo resistere. E, e quindi, visto che erano tre fratellini, erano tutti lì, mi ha mostrato anche... sì, guarda, questo è maschio, questo è maschio. Mi ha mostrato tutto, ma dovete sapere che fino a una certa età non si capisce molto bene. Perché... si capisce in età adulta se uno è maschio o femmina, perché il maschio ha le palline. Allora, io avevo già guardato un po' la differenza fra il sesso maschio e femmina. E una non mi convinceva, sinceramente, ma essendo io non molto esperto, mi sono fidata. E ho fatto male a fidarmi, perché una settimana dopo, quando sono diventata molto più esperta, perché ho guardato per una settimana intera solo... come differenziare i gerbilli da maschi e femmine, dopo ho capito che una era femmina. Quindi, tragedia totale, ho dovuto separarli subito perché nel giro di un mese se no mi avrebbero già fatto i piccoli. E piccoli fra fratelli poi... assolutamente, anche no. Quindi li ho subito divisi. Due maschi da una parte, che sono Pinolo e Pistacchio, e dall'altra parte Ricotta. La gabbia in cui ho lasciato i maschi era quella grande che avevo già preparato, quella dell'IKEA. Ricotta invece ho dovuto tenerla in una gabbia di più o meno di dimensioni 60x40.
dicendo che l'avrei preso una gabbia nuova al più presto. E finalmente questo giorno è arrivato e sono riuscita ad avere abbastanza soldi per comprarle una gabbia degna di una regina. Allora, poi vi chiederete, ma scusa Gaia, Ricotta è da sola, perché sta da sola? Prendere un'amica, se devono stare insieme i gerbilli! Allora, quello che ho voluto fare è stato proprio quello. Infatti, dopo una settimana avevo contattato il signore, dicendogli... Il signore? Che sia? Che sia? Dicendogli, sì, una è femmina, sa? E lui, oh, se vuoi puoi riportarmela indietro. Io però mi ero già affezionata a Ricotta, perché era la prima gerbilla a cui avevo dato il nome. Eravamo sempre insieme, io e lei, tutto. E quindi ormai mi ero già affezionata e di certo non gliela riportavo indietro, sapendo anche come teneva lui i gerbilli. Quindi, ho deciso, mi tengo Ricotta e magari le aggiungo un'amica. L'inserimento è una cosa molto difficile, va fatta con un esemplare. Cioè un adulto gli puoi mettere vicino solo un cuccioletto ed è più probabile che l'inserimento vada a buon fine. Non è affatto consigliato adulto e adulto. Quindi cercavo una gerbilla cuccioletta per Ricotta, che era ancora quella volta una bella cuccioletta di gerbilla. Andare a prendere questa gerbilla. Il signore all'ultimo momento di una domenica, quando io stavo per partire, mi dice: ah Gaia, io oggi sto a lavorare, non puoi venire a prendere il gerbillo. E io gli dico, ah, ok, grazie. E gli dico, sì, non... vabbè, allora mettiamoci d'accordo per un altro giorno. E lui mi dice, ah, allora possiamo vederci martedì, che sono in questo posto, che era comunque abbastanza lontano da casa mia. E gli dico che sono a lavorare, quindi non posso. E lui mi dice, io cerco di trovarti tutte le soluzioni possibili, ma a quanto pare non riusciamo ad andare d'accordo. Tante grazie, ma scusa, sono a lavorare, non riesco. Come sei a lavorare tu? Oggi, domenica, sono io a lavorare di martedì. Quindi... Che strano. Come ti permetti? Esatto. Vai a lavorare mentre lui ti offre di portarti i gerbilli a 600 km. Sei veramente una disgraziata. Quindi, questo piffero gerbillo, non sono riuscita a prenderlo. Sì, poi il signore mi ha detto, ah Gaia, ma... se vuoi puoi venire anche oggi, c'è la mia donna delle pulizie o non so chi, una ragazza che mi tiene i gerbilli quando io non ci sono. E io, sì, ma potevi dirmelo prima. Me lo dice invece alle 7 di sera. Io ormai vado a dormire, perché il posto era anche abbastanza lontano, fare avanti e indietro, il giorno dopo lavoravo io, ormai non potevo più, sarei andata presto, quando l'avevo già contattato. Mi dice così all'ultimo, allora poi non ci siamo più sentiti perché gli avevo rovinato tutti i piani e mi ha addirittura detto, oh, ora dovrò darlo a un ragazzo, sicuramente quel ragazzo lo vorrà dare ai suoi serpenti. E quindi tutti hanno i serpenti. Quindi si è inventato adesso anche la scusa per farmi andare là alle 7 di sera, con un'ora e mezza di viaggio di andata e un'ora e mezza di ritorno, col senso di colpa, perché il gerbillo sarebbe stato dato a un ipotetico serpente che non esiste. E quindi questo signore non mi sembrava molto a posto. E allora l'ho salutato e ho preferito che Ricotta purtroppo non avesse avuto un'amica. Io ci avevo provato, poi è diventata grande, quindi dovrei ritentare con un altro cucciolo. Però vedo comunque che Ricotta è allegra, passiamo del tempo insieme, sta quasi sempre libera. Le abbiamo fatto la stanzetta, che sarebbe il nostro bagno, in cui puoi girare libera tranquillamente senza pericoli eccetera. E quindi per ora lei vive sola soletta, e ho provato a metterla anche vicino gabbia a gabbia con i suoi fratelli. Appena l'ho messa è diventata subito super nervosa, e allora sì, mi mozzicava il dito e mi voleva attaccare. Era diventata molto nervosa stando vicino a quegli altri, e quindi pensando anche che dovessi provare a prendere un gerbillo che poi non potevo restituire, e ritrovarmi con 500.000 gabbie non mi sembrava il caso. Quindi ho valutato di fare così. Ricotta, cerco di dare la compagnia possibile, essendo io la sua gerbilla in versione umana, e stiamo noi due insieme, abbiamo un rapporto più unico che raro.
solito. Se entri in bagno e lei è libera, sali sui piedi, poi io ogni tanto mi metto seduta sul pavimento con le gambe allungate e viene sopra e guarda il panorama da lì. Allora, intanto la costruzione della gabbia, vediamo un po' come sta venendo. Abbiamo messo il plexiglass intorno. Perché poi faremo la differenza fra la gabbia di prima e quella di adesso. Bene, e quindi finita la storia di ricotta e del perché ho tre gerbilli, di cui due maschi e una femmina sola soletta, possiamo passare alla gestione vera e propria. Allora, vi lascerò dei nomi di cibi consigliati. L'alimentazione è soprattutto fatta di semini, frutta e verdura. Sì, alcuni mangimi hanno dei vermicelli, sono consigliati per le proteine, ma ho trovato che ci sono anche delle alternative vegetali per le proteine, per chi non vuole dare proprio i vermi. Se trovo magari dei vermetti o insetti morti nel mio giardino, che sono non in stato di decomposizione tragico, ma sono semplicemente secchiti dal sole, esatto, ma sono semplicemente appena morti, preferisco dare quelli piuttosto che pagare una fabbrica che uccide degli animali. Ci sono alcuni cibi invece appunto molto grassi, con tanti semi di girasole e cose del genere, che non vanno bene per i gerbilli, ma potete dargli alcune quantità ogni tanto come premietto. Ah, possiamo parlare un po' di lettiera? Hanno bisogno di una lettiera senza polvere, cioè le lettiere polverose potrebbero essere dannose ai loro poveri nasini. Un'altra cosa importante è la ruota. Vanno sulla ruota come i criceti, ma hanno bisogno di una ruota un pochino più grande, almeno 22 cm di diametro. Cioè, di diametro. Quindi sono abbastanza grandi. Io avevo comprato per i miei due gerbillozzi una splendida ruota da 28, addirittura ci riuscivano ad andare in due contemporaneamente. Il legno se la sono rosicchiata tutta e vi metterò anche un video di come sono riusciti ad andare lo stesso su quella ruota anche se era distrutta. Hanno trovato una tecnica tutta loro e mi congratulo con loro per questa brillante tecnica da circo. Appunto, i gerbilli sono dei rosicchiatori professionisti, soprattutto il legno, se lo ingozzano, se lo rosicchiano, non lo mangiano, lo rosicchiano. Un altro gioco che può piacere molto ai gerbilli sono i tubi di cartoncino. Se ce li avete, mettetegli. Tipo quelli della carta igienica. Della carta igienica, dello Scottex, cose così. Perché loro ne vanno matti a andare dentro, rosicchiarlo. Se lo metti, te lo fanno fuori in 5 minuti, non è più un rotolo. Non vi servirà neanche più la raccolta differenziata. Gli ho costruito anche dei giochini con il legno sempre e ve li mostrerò fra poco con delle foto, perché i giochini costavano troppo. Avevo dei pezzi in avanzo di legno, li ho assemblati in modo creativo e sono venute fuori queste creazioni. Se dovessi prendere in futuro un gerbillo, cercherei un allevatore un po' più serio. Questo è un consiglio che vi posso dare. Vedendo quali sono i genitori, vedendo cosa mangiano, le gabbie in cui sono messe. E soprattutto dei gerbilli che siano abituati al contatto umano. Altrimenti vi ritroverete come i miei, che un po' mi rosicchiano. Poi mi salgono sopra lo stesso, sì, riesce lo stesso a fare amicizia, però secondo me se sono abituati fin da piccoli saranno più coccoloni e più propensi a stare con me. La gabbia è stata quasi del tutto costruita, ci metteremo poi insieme la segatura depolverata e poi vedremo la reaction in diretta di Ricotta nella sua nuova gabbia. Ora non ci resta che vedere Ricotta felice nella sua villa gigante.
mettiamo ora il berillo. Ora prepareremo la nuova super gabbia, comunque questa messa a confronto con la sua gabbia attuale 60x40 e quest'altra quasi 80 cm per 45 o anche di più, adesso non mi ricordo la misura precisa, ve lo metterò. E questa è la differenza. Ricordati, però. In una villa. Splendida, tutto per lei. Grazie. E ora decoriamo tutta la gabbia. Che sono? Ora metteremo la segatura per fare il fondo scavabile. Allora, il pino è assolutamente tossico per i gerbilli. Sua tana, mettete sempre una tana per questi gerbilletti. Qua c'è la sabbietta e gliela cambierò perché la usano dopo un po' come lettiera. Speriamo quindi che il video vi sia piaciuto, che abbiate imparato qualcosa sui gerbilli e come montare in modo professionale una gabbia. Speriamo di essere stati interessanti. Che finale entusiasmante. Siamo Scherzo e Scherzo. E ricorda, un saluto. Ciao.